volta in viaggio con Sea, stiamo viaggiando con la Kia Niro, l'ibrida di casa Kia, e ci stiamo dirigendo in Valle d'Aosta per andare alla scoperta delle bellezze e dei luoghi che ci riserva questa regione, che è una delle più caratteristiche dell'Italia nord-occidentale. Questa regione non è solamente terra di montagne e castelli, ma tra le sue vallate si trovano anche stupende realtà enogastronomiche da scoprire, in particolar modo le aziende agricole che producono il vino, perché la particolare esposizione del sole e il terreno permettono di ottenere un prodotto veramente eccellente per qualità e per caratteristiche, come scopriamo dalla Maison Anselmette. Siamo in cantina, vi faccio fare un piccolo giretto rapido da turisti, vi faccio due spiegoni e poi eventualmente approfondiamo dopo nella degustazione. Perfetto, ci sto. Va bene. Questa è la piastrella che compone il pavimento, esatto. Praticamente, basalto fuso. Qui da quel tubo lì, lassù, viene giù il mosto, gli avvitiamo un tubo flessibile, il mosto cade e riempiamo le botti da lassù, quindi tutto per caduta. Di sotto ci sono queste botti che sono in acciaio inossidabile e sono composte da un settore inferiore per il caldo, un settore superiore per il freddo, e lì abbiamo una centralina dove impostiamo la temperatura e si mantiene da quello che abbiamo fissato, per cui ogni botte è indipendente dalla temperatura dell'ambiente e dalla sua vicina. In queste botti si evolvono 3 bianchi e 2 rossi, tutti gli altri passano in barricaia. Allora, quest'anno abbiamo provato le anfore, sono fatte in terracotta, abbiamo provato a verificare un pino grigio in purezza. Adesso gli abbiamo messo dentro il Torret Superieur per vedere la differenza che c'è l'invecchiamento tra quelle che abbiamo il Torret Superieur in barrique e l'anfora. Siccome nelle barrique c'è un determinato tipo di ossigenazione dovuta al legno, queste qui dovrebbero variare il tipo di ossigenazione. Secondo noi è maggiore l'ossigenazione che dà la terracotta che non il legno. Comunque non siamo sicuri, lo proviamo, vedremo. Era quello di fare un qualcosa da stimolare al cliente che sarebbe venuto a trovarci, un momento di emozione del cliente, nel senso che si ricorda di essere stato in una cantina valdostana e di aver bevuto, lo porti dentro nel,
nel cuore quel momento lì. Succede un fenomeno termico abbastanza interessante. Dai due roccioni che ci sono, uno a monte e l'altro a valle, si scambiano poi a un certo punto il calore accumulato nel giorno. Il mattino di settembre ci sono 8 gradi, 8 gradi e mezzo, a mezzogiorno ci sono 23, 24, la sera ritorna a 8, 8 gradi e mezzo, verso le 6, le 8, alle 10 di sera risale e va a finire fino a 18, 19 gradi di nuovo. E al mattino ritorna giù. Quindi ci sono due gobbe, due pulsazioni di calore. C'è un'oscillazione termica notevole. Per cui c'è la roccia che restituisce il calore immagazzinato nel giorno. Interessante. Oggi abbiamo fatto un bel giro, spero che vi siate trovati bene. Dico a tutti, veniteci a trovare in Valle d'Aosta, qui siamo a Villeneuve, in frazione Veritas. Siamo la Maison Anselme e se venite vi faccio fare delle belle degustazioni.